ringrazio di essere venuti qui numerosi, questi casi di numero accresce l'ansia di chi si trova a dover maneggiare quella tastiera, non so se la vedete, quella tastiera, quei tasti tutti bianchi e poi quelli neri messi sopra, che impressione danno nell'insieme? A me danno l'impressione della dentatura di un pesce cane, con il timore che questa immagine suscita nei confronti di un povero dilettante come sono io. Però non suono da solo, ma ho la fortuna di suonare con Relia Lukic, che è primo violoncello nell'orchestra del Teatro Regio. Lui mi dà la sicurezza, lui costituisce per me la rete di sicurezza che mi fa stare un pochino più tranquillo. Ora, l'arpeggione non è, come dice un grande giornale nazionale di oggi, l'armeggione di Schubert. Prende il nome da uno strumento per il quale, che si chiama appunto l'arpeggione, che era una sorta di chitarra che si suonava però non a pizzico ma con l'archetto. È uno strumento che è caduto in disuso ed è stato sostituito, secondo me, con vantaggio per i musicisti e per gli ascoltatori, dal violoncello. Questo arpeggione non aveva grandi caratteristiche musicali, aveva un suono nasale non particolarmente gradito. Il violoncello è un'altra cosa. Io speravo di poter suonare con il mio amico in presenza di Carla Rodotà. Pensavo che sarebbe stato un omaggio a Carla e a Stefano. L'omaggio resta, purtroppo non c'è Carla con noi, ma nello spirito noi suoniamo per loro. E suoniamo innanzitutto, diciamo, per il nostro piacere, e poi mi auguro che il piacere nostro si diffonda anche tra coloro che sono qui presenti. La sonata è in tre tempi, dura a seconda dei ritornelli che si fanno o non si fanno, circa 24 minuti. Quindi sappiate, se non pensate di resistere per 24 minuti, siete invitati ad uscire in anticipo. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ancora una cosa. Ma dipende democraticamente. Sì, sì. All'unanimità. Allora potremmo suonarvi una composizione di Arvo Pärt, musicista lituano o estone, intitolato Spiegel im Spiegel, specchio nello specchio, che non è difficile l'esecuzione, è difficile in questo senso, vi accorgerete subito che si entra in un'atmosfera, come dire, onirica, ed è facilissimo perdersi. Il pubblico che ascolta è invitato a perdersi, ma naturalmente chi suona se si perde è un po' più grave. Però succede. Però succede normalmente. Vedrete che questa è musica minimale, proprio fatta di suoni essenziali che danno un'idea di, come si dice, dal basso più profondo all'acuto più alto, pochi suoni ritmati dall'inizio alla fine, da questo ritmo di terzina che alla fine è quasi possessivo. Ha un ritmo che presumibilmente è stato calcolato sul ritmo del cuore. Cioè c'è tutta questa costruzione anche concettuale. Thank you.
Thank you.